tipo, mi sono appena svegliato e appena svegliato la prima domanda che mi sono posto è stata dove sono. Raga, sì, perché ho dormito un'ora e mezza e diciamo che sono nuovo praticamente, ero così stanco, raga. Più o meno carico per fare questo video. Video vlog, raga, oggi cosa andremo a fare? Raga, io tipo un giorno, quando è stato? Sì, no, no, che cazzo dico un giorno? Una settimana e mezza fa, cosa ho trovato in casa? Che era da una vita e mezza che non la vedevo in casa. Ho trovato una cassaforte dove praticamente non mi ricordo cosa c'era. Perché? Perché da piccolo la ho aperta con mio papà. Perché da piccolo, raga, ero così curioso di vedere cosa c'era dentro che ho detto: papà, apri questa cassaforte che voglio vedere cosa c'è dentro. Però, raga, adesso io posso giurarvelo su tutto quello che volete che non mi ricordo più cosa c'è dentro. Vi giuro, raga. E niente, mi sono fatto dare il codice prima da mio papà, quindi ho già il codice, nessun problema per il codice, quindi ok. E vi giuro, raga, che oggi voglio aprirla dopo anni. Magari non c'è niente, magari potrebbero esserci tutte le opzioni di questo mondo, le possibilità di questo mondo. Veramente, raga, cioè non so cosa aspettarmi da questa cassaforte. Una cassaforte, cioè è cassaforte e valigia, ok? Mi ero dimenticato di specificarlo. Raga, è una cassaforte tipo, cioè una cassaforte a valigia, non una cassaforte ferma, ok? Quindi, raga, andremo a aprirla in giardino, fuori, così, tanto per, quindi, ok. Raga, vado a prendere la cassaforte, vi ricordo che in descrizione c'è il mio Instagram. Andiamo a prendere la cassaforte e apriamo tutto, detta così, vabbè, andiamo. Sì, ok, raga, lo so, c'è un po' di casino, perché stiamo pitturando. E eccola qui la valigia, cassaforte, devo solamente prenderla. Vedete, raga, qua ci sono i codici, e anche qua, ovviamente, e andiamo fuori. Oh, buonasera, buonasera. Ecco, eccomi qua in giardino, raga. La valigetta qua. Vi spiego, vedete, qua c'è il codice, adesso lo mettiamo e ve lo dico anche a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché nessuno mi risponde? Perché nessuno mi saluta? Che cazzo è sta storia? Comunque, io non saprei cosa aspettarmi da questa valigia. Infatti, siamo qui per questo, no? Quindi procediamo all'apertura. Dai. Allora, è appena arrivato mio papà con la macchina. Vabbè, raga, avevo pensato di aprirla davanti casa, non qua dietro al giardino, perché qua siamo dietro casa. Apriamola davanti, raga. E soprattutto perché c'è una bella luce e magari riesco a inquadrare meglio nel video. Cioè, viene meglio il video. Quindi, raga, andiamo davanti. E se magari fa schifo la luce, torniamo dietro, non lo so. Comunque andiamo davanti. Ok, raga, siamo arrivati. Ho portato la valigetta qua. Comunque, raga, non so se si vede perché c'è il sole, però la valigia, la cassaforte valigia è di colore marrone, non so se si vede. Comunque, eccoci qua, raga. Raga, eccoci qua, vado a prendere la cassaforte, arrivo subito. Cosa sono? Vabbè, no. Eccoci qua, raga, l'ho portata. Allora, il codice sono tutti zero. Me l'ha detto mio papà prima. Quindi adesso qui su queste rotelline devo metterci tutti i zero. Ok, raga, vedete lì? Cioè, ci sono i numeri, quindi allora 2-0 ci sono già, 1 e 1. Devo mettere l'altro e posta sul 3. Ok, qua abbiamo messo 0. Poi, raga, devo impostare anche questi dove ci sono tutti 0. Esattamente così, 0. 0, ok. E in teoria adesso devo spingere questo e questo. No. Ok, avete visto? E in teoria adesso si apre. Siete pronti, raga? Ok, raga, ci siamo. 3, 2, 1. Ma che, raga? Ok, raga, guardate all'interno cosa c'era. Vedete, ci sono tutti i coltelli nuovi di zecca. Tra l'altro, questo non è un coltello, non so cosa sia. Ecco, vedete, coltelli grandi di dimensioni diverse. Una forbice anche. Strabella, tra l'altro. Cioè, qua non c'è, non so perché cosa c'era una volta, non lo so. Magari ci sono soldi, no? Mai niente. Qua c'è un'altra. Oh, qua c'è una porta. Cioè, sì, una porta, una tasca segreta. Figo, figo. Poi, raga, se io apro qua, c'è un'altra. E dico un'altra. Vedete, alzi questo e ci sono ancora coltelli e forchette. Vabbè, quindi, raga, alzando questa, c'è questa qui sotto, dove c'è la mannaia, raga, la cosa più bella della cassaforte, della valigia cassaforte, la mannaia nuova di zecca, coltelli nuovi,
forchette nuove e basta. Questa era la cassaforte, raga, secondo me ci sta come video e ci sta anche come idea, insomma. Ok, pensavo peggio, cioè io mi aspettavo, che ne so, gioielli, non so, vecchi come la morte, boh. E adesso, raga, chiudo, sto mettendo via il più possibile perché è difficile mettere via adesso. Non vorrei tagliarmi una mano, raga, sapete com'è, no? Quindi aspettate un attimo, aiuto, raga, non riesco. Vabbè, insomma, adesso provo a chiudere. Facciamo così e così. Mettiamo i codici un po' male, così non si apre facilmente. E ok, non si apre, bella. Oh. Ok, raga, io concludo questo video in macchina di mio papà. Perché di sì, avevo voglia di concludere questo video in macchina, anche perché metà video l'abbiamo fatto fuori, quindi ok. Raga, i coltelli, non me l'aspettavo, coltelli e forchette, vabbè, ok. Beh, ci sta dove metterli, perché comunque i coltelli vanno male, c'era anche la mannaia, voglio dire, quindi ok. E niente, non so perché sto facendo questo video, cioè non so perché sto finendo il video in macchina, però va bene, forse perché fa un po' più caldino. Per me oggi è il 7 maggio, non so per voi quando vedrete questo video che giorno è, però vabbè. Raga, mi raccomando, link in descrizione, spero che vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi, commentate, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Raga, se vedete che in questo video ero strano è perché ho sonno e voglio solo dormire, però raga, oggi ho tempo di registrare, quindi dovevo registrare per forza. Cioè per forza, anche perché volevo registrare, vabbè. E anche perché soprattutto mio papà era a casa e doveva darmi il codice, cioè poteva darmelo oggi visto che era a casa. Quindi ho colto l'occasione, l'ho presa. Quindi vabbè, bella, sì, sono stanco, tutto qua. Bella, raga.